La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la... Ma ben trovate carissime telespettatrici e carissimi telespettatori di Baraonda, c'è fermento qui nella sede storica del laboratorio di Cabareboli al Paterno, perché mancano davvero pochissimi giorni per l'inizio, lo start del festival del cabaret qui ad Eboli. Cabareboli, siamo col direttore artistico Giada Lamberti. Ciao. Ciao. Cabareboli, voglio sì. dire. Allora, sai che mi viene di dire? Sparaci una battuta subito, invece no. Sempre queste cose da comici. Ogni tanto no. Cioè, basta. Una persona seria, seria, composta. Allora, Cabareboli numero? 8. 8. Certo. Già 8. Cioè, sì. Stiamo invecchiando. Fra poco è maggiorenne. Sì. A 10 sarà maggiorenne, facciamo la festa. Bello. La torta, i palloncini, sì. Diamo delle informazioni. So che quest'anno c'è una novità, no? Sì, abbiamo deciso di cambiare location perché Cabareboli sta giustamente diventando sempre più importante e quindi dobbiamo portare l'importanza di Cabareboli al centro di Eboli e quindi nella piazza. Anche se quel luogo storico dove si sono fatte le serate più belle, insomma, quella bomboniera sì. della scuola, non mi ricordo il nome. Vincenzo Giudice era, insomma, sì. davvero. Però quest'anno in piazza dalla prima serata in poi. Sempre, tutto Cabareboli si farà in piazza. Senti, c'è ancora questa sorta di partecipazione da parte un po' di tutta l'Italia che viene. Certo, come sempre da tutta l'Italia. Quest'anno stranamente moltissimi campani in meno. Ah. E come mai? Mi dispiace questa cosa. Vabbè, sono cose che capitano, però sì, pochi campani. Conosci la parola campani? La Campania ha sempre prodotto tanti comici. Saranno stanchi quest'anno, vanno in vacanza. Quindi forse rideremo con... Rideremo con siciliani, calabresi, baresi. Da sud viene qualcuno? Certo, ci saranno dei toscani, dei piemontesi. Insomma, l'Italia unita per 5 giorni di semifinali e finale, e poi ci sarà il Gran Galà certo. La domenica, giusto? Esattamente. La domenica con il Gran Galà. No, hai studiato, bravo. Ho visto un attimino il programma. Ecco. Io so che quest'anno c'è anche un'altra grande novità. La vogliamo dire? Di quale grande? Ci sono tantissime novità, di quale stiamo parlando? Ci sarà anche la musica, no? So che c'è un gruppo ma è poco rilevante, insomma. No, è così, diamo rilevanza. Ma
c'è un gruppo. Facciamo che allora, quando sono questo gruppo, facciamo che voi uscite un attimo, andate a ma come un giro. Stanno in piazza, già sono fuori, dove devono uscire? Vanno a farsi un giro, insomma. No, perché... no, diciamolo ai nostri amici. Quest'anno avremo come ospiti il gruppo Elettrogeno. Correggimi se sbaglio. No, gruppo Elettrogeno, sembra almeno questo l'ultima, voglio dire, insomma. L'ultimo nome scelto. Dal nome sembrano dei deficienti, ma in realtà sono dei deficienti. No. Fanno della musica, fanno una musica bella, un po' contaminata con alcune, ma un po', ma giusto un tantino. La tradizione popolare, sì. Altre cose, insomma. Sì. Credo che sia un dobbiamo momento. Dobbiamo dire anche chi è il cantante? No, evitiamo? Non sveliamo questo. Va bene. Perché questa cosa, insomma, va gustata lì sul palco. Sì, sono dei teenager, insomma, dei proprio ragazzini che si cimentano in questo gruppetto. Ce ne abbiamo musicale. Uno in particolare che è davvero un giovinotto, sì, insomma. È proprio piccolino proprio, sì. Lo noterete dal mandolino, insomma, è proprio un ragazzino. Vabbè, non vogliamo svelarvi altro, quindi vi aspettiamo. Sì. Dal 16 al 21 agosto in Piazza della Repubblica. Tutte le sere si mi ride raccomando. Qui con Cabaret Eboli ad Eboli. Certo. Tu farai qualcosa o sarai lì? Io sarò lì sarò a dirigere dietro le quinte. E a farmi prendere in giro da Ivano, come al solito. È confermato, Ivano presenta. È ovvio, serata. Ivano deve presentare le serate e insieme a Maria Rosaria Sica. Ah, ci sarà anche l'irreprensibile Maria Rosaria Sica. Sì. Pensavo facesse anche la presentatrice. Certo. Anche, certo. Che bello. Fa anche bello. La presentatrice. Va bene, allora lascia i nostri amici con una battuta di quelle tue. Ancora queste battute? Non so. Non so battutare io. No, perché io te l'ho fatto apposta. Uh-huh. Sai perché? Sì. Perché pensavo che tu mo facevi una battuta. Invece no, mantieni il battuta. Tuo ruolo. Il tuo fatto, non ci può fare niente. Come? Siamo comici dentro. Si tardel che stanno facendo sempre davanti alla telecamera. Sì. Va bene, ora andate via tutte e tre. Tutte e tre chi? Dai, falla, dai, dillo Lino, dai. Ma va come in televisione. Poi c'è tuo padre che vede la trasmissione. Tu e le tue tette. Ciao. Chi se queda la clara? La entrañable transparencia de tu querida presencia.